pizza cotta a legna, diciamolo, è una grande passione degli italiani, Aldo Cursano. Quanto si spende per questa pizza? Una media nazionale su 9,80 euro, con differenze che si va da Napoli, che intorno ai 7 euro si mangia, una pizza, una bibita, lo stesso prodotto a Cosenza costa 12, diciamo, c'è una ridistribuzione in questo senso, però la pizza è il sole d'Italia, è uno dei prodotti più identificativi della nostra cultura, è un prodotto povero che lungo il percorso e il tempo è diventato un prodotto gourmet importante, ma si identifica proprio su valori fondanti, sulla qualità delle materie prime, sulla qualità della legna che ne certifica la qualità e soprattutto la storia. Cursano, che tipo di prodotto scelgono gli italiani quando vogliono mangiare una buona pizza? Con pizza patrimonio dell'UNESCO c'è una grandissima attenzione del consumatore. E si sceglie non solo il luogo, ma soprattutto chi c'è dietro. Quindi la maestranza, molto spesso la provenienza dalla scuola napoletana, è un elemento già identificativo del luogo. Poi la scelta delle materie prime, che è legata sempre a quella sensibilità, quindi al grande pizzaiolo. Quindi oggi si sta molto attenti nel vivere quella esperienza in un modo autentico. E io ci terrei anche a evidenziare che la legna e il fuoco fa parte della storia dell'uomo, nasce 1.400.000 anni fa e ha accompagnato l'evoluzione dell'uomo, quindi attenzione a criminalizzare ciò che in qualche modo ci ha portato ai tempi moderni. La legna deve essere giusta, non tracciata, di faggio, di querce. Diciamo solo che deve essere non berniciata. Di frassino bisogna combattere birboncelli come quelli che dovrebbero fare altri. Beh, birboncelli per usare un eufemismo. Beh, insomma, io penso uno che mette la legna verniciata nel forno. Però io ci terrei a rassicurare, insomma, nelle pizzerie italiane, nei ristoranti, la salute e la sicurezza sono la priorità, perché se no si chiude. Quindi i carabinieri devono controllare e verificare, ma il nostro primo obiettivo è quello di far star bene le persone. Quindi chi non lo fa è bene che stia fuori di questo mercato. Siccome noi ci fidiamo di Cursano, siamo sicuri che i posti dove mangiamo la pizza in generale sono i più sicuri, i più controllati, però ci sono casi come questi che dobbiamo assolutamente stigmatizzare e raccontare.